Di Calvin Klein, è vero o no? Eh? È vero? No, è che sembra un calvo che ha fatto il trapianto. Sì, l'effetto è quello. Cioè lui cammina per strada come e la gente, oh guarda quel calvo che ha fatto il trapianto. Guarda, guarda quello che è andato in Turchia. Gli fanno la sigaretta. Attenzione. Che schifo. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Sì. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Mamma mia. Fermi. Tutti fermi. Sì. Ieri sera com'è andata? Male. Tutto male. Questo senza Pippo Palmieri e Fabio Alisai, perché loro avevano la partita del Milan. Fabio, pur di scroccare un biglietto, tradisce la sua squadra del cuore. Cazzo, sei proprio dibegato. Sì, è vero. Ma tranquilli, perché il resto della squadra si è divertita tantissimo. Sì. Così tanto che poi sono stati cacciati via dal locale. Ma non è vero. Beh, questo era ovvio, ma non voglio dire altro adesso. Regia Pippo Milan DJ. Yes! Come sempre presente in diretta, ma poi in radio è un fantasma, ecco a voi Mauro Mauro. Oh yeah. Dove vai? E poi Letizia Puccioni. Come sempre tutta Barbie, però peccato che non stia con Ken, ma con Conan il Barbaro. E poi da sinistra il pipistrello DJ Fabio Alisei. Alla destra il cuoco DJ Tamarro, youtubers, attore, call center, collezionista di moto, filosofo, portatore di handicap per via dei suoi piedini da Playmobil. Ecco a voi Paolo Nois. E tu? Sì, tu. Tu che con un'oliva hai vinto un premio Pulitzer. Tu che hai investito nel 1999 con la moto Alberto Azzan. E ti ha messo subito in onda. Poi hai picchiato il direttore artistico e ti hanno dato l'aumento. Tu che hai bestemmiato in diretta e ti hanno mandato all'isola dei famosi. Ma come cazzo può essere vero? Vi dico che è tutto vero. Ecco a voi Marco Mazzoni. Buongiorno. Tu hai anche il potere assoluto di mandare un colpo di karma a chi ti parla dietro. Per esempio, io non te l'ho mai detto, ma mi stai altamente sul cazzo. Aia. Istantaneo, bro. Io porto male, Treno può. Occhio che io porto male, Un treno alle Canarie. Tieni anche tu. Sono potente. Nel mondo che non ha regole. Lorenzo Tanzo. Tanto stamattina ho ricevuto i poteri dall'altissimo. Non ti molla mai. Mi ha fatto colazione insieme, mi ha trasmesso i poteri. 15-20 giorni abbiamo conquistato il mondo, vai tranquillo. Anche in replica, sì. Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buon venerdì! No! Buon sabato! No! Buona domenica! Ancora mercoledì? Ho avuto un'idea meravigliosa io oggi a pranzo. Dai, andiamo a mangiare una roba insieme. Mi sono fatto un piatto di pasta così. Alla matriciana. Mi caccherò addosso. No, non era matriciana. No, pomodoro, me l'ha fatta al pomodoro. T'avevo detto, non te mangiava basta che ti appesantisci. Sto scorreggiando. Qua sotto. Da noi che salutiamo. Okay. Ragazzi, io devo mandare un messaggio di solidarietà al rifugio Cuori Ribelli, perché stamattina hanno subito un'altra ingiustizia. Una Cuori Liberi, forse? Cuori Liberi, di Pavia. È un santuario di animali, loro vanno in giro per l'Italia e cercano di salvare tutti gli animali, quelli che magari sono nei macelli, eccetera. Quindi mucche, maiali, tutto il resto. Stamattina alle 6 gli hanno fatto praticamente un bel agguato, sono arrivati un sacco di polizia. Cioè, cellerini sono. Cellerini. Allora, stiamo parlando di un santuario di persone di una
certa età che si occupa di animali. Stiamo parlando di 10 maiali che non erano malati di nessuna influenza suina, questo loro l'hanno garantito, ma comunque per precauzione sono arrivati con manganelli, scudi. Stiamo parlando di quattro vecchi comunque che gestivano, comunque persone che andavano picchiati a mani nude. No, sono d'accordo con te. Cioè una roba qua, allora diciamo che il braccio forte della legge quando ci sono quattro persone innocenti, quando ci sono gli indifesi arrivano armati, manganelli. No, dai, non è vero. Dai, arrivano per favore, dai, in Corso Como siamo nella merda, a Milano non fanno un cazzo. Non fanno un cazzo. Io da quando sono qua non ho visto una pattuglia della polizia di sera, ma una, mi permetto di riassumere. Allora io dico, va bene, forte con i deboli, deboli con i forti. Dai, una roba, comunque, vabbè, insomma, dopo magari verso le tre riusciamo a sentire. Poi ragazzi, rompetemi i coglioni a me quando faccio le battute sulla divisa, eh. No, vabbè, no, ma non c'è, no, no, ma non c'entra i poliziotti, anzi, poveretti, loro fanno il loro lavoro. Tra l'altro io dicevo, ma non si possono rifiutare? Dicono no. No, cioè. Poi, ovviamente, come in tutte le categorie, c'è sempre lo stronzo. La passione che con cui davano le manganellate, esatto, era molto. Però, esatto, però aspetta un attimo, perché c'è tutta la parte che veramente ti spezza in due, è che hanno soppresso gli animali davanti a loro. Davanti a loro, degli sì, animali che per loro erano, famiglia. Sì. Quindi è come se venissero a casa tua, in questo caso erano dei suini, però arrivassero a casa tua, ai tuoi cani fuori, non ci devono stare, loro te li ammazzano davanti. Però cioè, raccontiamola tutta la notizia, perché sennò c'è un focolaio di peste suina. E quindi loro a cazzo di cane ne ammazzano tutti. No, non è, in teoria, allora, non è io, quel modo che hai detto te, sì, ma è un modo sistematico. Ci sono 33.000 già maiali abbattuti. Il problema è che se la peste suina aviaria e africana si espande anche ad altri, sì, ma se gli animali sono sani, già otto. Sì. Sono sani. Tu li ammazzi così a prescindere. C'è una direttiva. Come quei coglioni in Cina, sì, che hanno ammazzato tutti i cani di tutti quelli che forse avevano il Covid. Ti ricordi che gli entravano in casa e ammazzavano i cani così a cazzo di cane? Ma questo non era un allevamento. Cioè, io non so, allora, io non sono un estremista. Erano 10 maiali, a quanto ho capito. Poi magari se sentiremo qualcuno di questo rifugio ce lo spiegherà meglio. Comunque erano 10 maiali che erano stati in qualche modo salvati, sì, dagli allevamenti. E gli avevano fatto fare tutte le visite necessarie e gli animali erano sani, erano liberi a casa loro, proprietà privata. Che non colpisce, non interessa gli uomini, viene trasmessa anche dall'uomo. Quindi è sempre una questione economica. I maiali che si ammalano muoiono male, molto male. Sì. E quindi loro hanno pensato di ammazzarli male subito. Il problema è che se io ho un allevamento, io faccio l'allevatore di maiali, sì, e mi si ammalano i maiali, io poi non mangio. Ma questo non era un allevamento. Ho capito, però rientravano nell'ordinanza che prevedeva l'abbattimento di questi 33.000 maiali. Sì, ma se io ho un maiale a casa mia che non ha contatto con altri maiali, perché me lo devi venire ad abbattere a casa? Perché anche perché Paolo potrebbe essere il prossimo. Paolo potrebbe essere il prossimo. Io ho paura per i miei simili, cioè, a parte gli scherzi. Non era il maiale di casa tua, non era il maiale della tipa che sta qui. Sì, sì, si chiama santuario per quello. No, quello che ho capito io. Ma loro li usano, non li usano per mangiarli. Quello che ho capito io, però magari mi sbaglio. Allora, questi 10 maiali erano stati sottratti da questi attivisti alla mattanza dei maiali malati di peste. Ma non solo, anche. Non sappiamo se fossero malati, portatori sani. Dicono di no. Però comunque magari erano stati a contatto con maiali che non erano sani. Quello che fa incazzare è quando ci sono le epidemie, mi fai parlare, quanto sono veloci nel partire e fare come le multe delle macchine, no? Cioè ci sono mille problemi, ma se devono farti una multa e venire a prenderti i soldi sono bravissimi e super efficaci. Per invece le robe, i reati gravi come la delinquenza che c'è nelle grandi città, invece lì mesi, poverino quello, poverino quell'altro. Non è proprio così. Ci sta che uno possa manifestare del malcontento. Qui c'è comunque un'emergenza sanitaria che riguarda una categoria di allevamenti intensivi. Andiamo a vedere degli allevamenti intensivi, che sono d'accordo con te, fanno schifo. Sicuramente un allevamento intensivo, se ne ammala uno, si ammalano tutti il tempo 10 giorni. Perché sono tutti schiacciati in una gabbia. Il problema è alla base. Andiamo prima a risolvere quel problema lì e poi ci preoccupiamo. Che non è il solo, perché ad esempio in Liguria c'è questa epidemia di tendinite dei tonni. Ma non è vero. Non riescono a nuotare, c'è la pinna destra. Ma li senti, nella tua ridente regione è stata approvata e possono farlo la caccia con l'arco e le frecce. Puoi sparare ai biondi. Cioè, è agghiacciante. Però devi farla a cavallo col cappello da cowboy. Questo è il progresso.
adesso, capito? Questo è il progresso che tanto. Però adesso che lo so, sai che sono mezzo tentato di comprarmi l'arco. Dai, ma ti rendo. Vabbè, pensa, scusa, Marco, ma pensa a farci una domenica nei boschi? No, con la Fabio, io ce l'ho a casa. Scusa, io ci tengo a sottolineare che io non sono uno di quei. Io non sono un attivista. No? Io amo gli animali e penso che si debbano rispettare anche quando sono atti a diventare un piatto succulento sul tavolo. Cioè, perché devi maltrattarli? Certo, li puoi allevare bene, poi arriva il loro momento, li addormenti e poi li mangi. Io non sono contrario, cioè nel senso io non è che sono quello che dice oh no, cioè c'è una catena alimentare che va comunque rispettata, certo, perché noi siamo fatti onnivori. Così siamo onnivori, però dico il rispetto è questa la cosa. Io non sopporto, se tu vai a vedere quello che fanno negli allevamenti intensivi, no, è una roba, ti passa la voglia di mangiare, perché è una roba veramente disgustosa, è proprio mancanza di rispetto. A me la voglia di mangiarmi non è passata, però comunque fa impressione. Sì, lo scrittore lui come si passato. Chiama quel coglionazzo, quello che Saltby, il Salt Bae, quello che sa minchia, lui gli hanno fatto un culo così, perché lui facendo il figo lui vende carne e non c'è niente di male, no? Certo. Però si è ritratto in questo allevamento intensivo di mucche dove erano tutte schiacciate, ma veramente una roba disumana, e lui che faceva le salava da vino, no, faceva il maestro dei concerti, no, li guardava negli occhi e fa tu bistecca tu filetto, cioè, tu macinato, sono robe che non vuoi vedere, no, veramente. Esatto. Io andavo in montagna in una malga che allevava le mucche da latte. Figa. E anche figa che roba, ma no, ma era per la porange, sembrava figa. Sì, per me c'era una cosa porange, ci andavi col Q5 e lì le mucche stavano bene, allevate per il latte, qualcuna per il macello, però stavano al pascolo, quando è il loro momento, ciao, le vendi, ciao. Allora l'altra volta farle soffrire, no? L'altra volta eravamo alle terme, io una pecora, sei un cretino. Ina? Era Ina? Volevo Ina. Superarla. Era una pecorina. Vabbè, comunque, allora, abbiamo riepilogo con la serata di ieri sera. È possibile? Porca troia, ragazzi. Ieri sera a Balera con lo Zoli 105 però. C'erano tutti. Tutti. È arrivato anche Pippo e devo dire che Alisei è riuscito come sempre a stupirmi. Perché nell'arco di 30 secondi era attaccato a una fica, gli hai succhiato il midollo. Sì, avrei preferito il contrario. Lo so, però. Era molto carina. Ma sentiamo il racconto, prego. Riepilogo della serata di ieri sera. Devo dire dalle storie che ho visto sui vostri social che è stata una serata abbastanza tranquilla alla Balera dell'Ortica. Sì. Una serata dove Tocchi di Virgin Radio è stato portato via dalla moglie Chicca perché devastato dal Cinar 70 e perché voleva picchiare Francesco Maggioni. No. Per non parlare di Alessandro Viale, tragicamente dilaniato dalla sigaretta magica di Stefanina, che ha asciugato Wender ripetendogli lo stesso discorso 400 volte in loop. Ed Embry Ake, che ripeteva tutto a pappagallo, sbiascicando in pugliese. Insomma, si è portato anche la fidanzatina, piccola come lui, compressa come lui, e bianca come la morte, come lui. Sì. Ma adesso passiamo ai piatti forti. Oh. Partendo da Paolo Noise, che come sempre ha dovuto fare il sommelier di sto cazzo, ordinando del vino bianco francese, nonostante la tavola invasa di bottiglie rosse. Ma tranquilli. La Stefanina l'ha tenuto a bada, mangiando tre piatti di insalatina e roast beef e un pandoro intero. Sì. E poi Wender, che ha sfoggiato il suo tango con Lucilla. Ma non era lui che portava lei, ma lei che portava lui. Sì. E Johnny, detto anche cazzo a fiamma, ha portato con sé la sua bellissima mogliettina Sharon, ma praticamente ha passato la serata da sola, perché cazzo a fiamma era fatto come un caimano bulgaro, ma ripreso di tanto in tanto con uno schiaffo dietro alla testa da Paolo Noise. Mazzoli come sempre ha passato la sua serata con il telefono in mano a guardare Instagram e a parlare di invasioni aliene, di come pulire i mari e dei marciapiedi di Milano che sono stretti. Ma dopo un goccio di Cinar 70 si è lanciato in pista con Stefanina su questo brano musicale e sfoggiando dei balli anni 70 da Paninaro Lampadato. Ma l'isola gli ha portato dei nuovi fan, signore di 75 anni, tutte arrapate, che volevano fare la foto e palpate di chiappe. È vero, eh? E la Puccioni dove la mettiamo? Ovviamente è arrivata in ritardo perché è incapace di noleggiare un motorino guidando lei con Stefanone dietro, ma come sempre ha dato il meglio di sé, beccando il cibo sugli altri tavoli come un gabbiano e portandosi via le posate e il sale da usare in radio nella prossima vacanza in Sardegna. Come? Mi dicono anche una sedia, ma la grande sorpresa è stata Fabio Alisei,
tutto picchiato da San Siro con il suo amico da stadio Pippo Palmieri, anche lui tutto picchiato, ma manco ha detto ciao che si è sventrato una bottiglia di Cinar 70 insieme a Pippo, sì. E sparendo dopo 15 minuti con un ciao ciao, a domani Frapp, sì. Ma tranquilli, perché ora c'è il gran finale. Paolo Noise che parte con il suo nuovo scooter con il lucchetto al disco, rischiando di cadere e spostare l'asse terrestre. E con Stefanina in giro per la balera a chiedere un martello. Sei partito con il lucchetto. Se fai ringraziare che è uscito. Sai, c'era un palestratone che ci ronzava intorno ieri. No? Non so chi. Non ho capito se voleva succhiarci i cazzi oppure. Ti ha aiutato lui? Però è stato molto gentile. Lui si è messo lì come Thor col martello. Pa-pam, 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 cioè, tu praticamente sei partito con il lucchetto al freno di. No, sei incastrato tra le forcelle. No, ma ti sei perso la scena con Stefania che fa scendi piano, che l'altra volta ti sei rotto i piedi. Ma la roba bella di Paolo è che si siede e dice: mangio poco, sono dietro. Si è fatto 4 secondi, 4. Poi ordinava a Muzzo. Pollo, pollo, rosbif e arrosticini. Minchia, Paolo. Proteine? Proteine. Troppe però. Sì, però vorrei anche soffermarmi sul fatto che io avevo dei contorni. Mm. Mi giravo e non c'erano i contorni. Quello ero io. Poi vedevo. Sentivo. Scusa, vuoi una patatina? Tutti io le mangio. Tu sei il ladruncolo. Io sono il ladruncolo di patatine. Anche oggi ho fatto lo stesso. In generale, tu arrivi in radio quando vedi roba. Ma non è vero, non è vero. Io e Palmieri purtroppo ieri sera abbiamo cenato a questo ristorante stellato nella tribuna d'onore di San Siro. Ma scusa, quindi... scusa, fermate un attimo tutto. Stellato. Zitto, stellato un cazzo. Non era stellato. Ma va. Allora forse non le stelline. Io vorrei capire una roba. Chi è milanista dei due? Nessuno dei due. Perfetto. A chi piace il calcio? A me. Nessuno dei due. A me no. A te no. Perché eri in tribuna VIP? Vado a mangiare gratis. Ma dai, Pippo. No, ragazzi, ma dove state andando? Prima di tutto, allora, correggiamo subito un errore di impostazione del discorso. Mm-hmm. Allora, non è tribuna VIP, ma è tribuna d'onore. Esatto. Per favore. Cioè, non, sono posti che e, non sono e il comunistone, non solo il comunistone lavora per un'azienda di destra, certo. Non solo. L'azienda non è di destra né di sinistra. Cosa dici? L'azienda pensa solo al profitto come è giusto. Ma non è vero. Un applauso all'azienda che pensa. Non è vero. Non solo si è fatto, diciamo così, si è sfamato attraverso un'azienda che è palesemente dall'altra parte a livello politico. Va a vedere le partite, certo, del Milan e poi stava a braccetto con Salvini. Si è fatto le foto, fratello mio. Sì! Allora, la foto con Salvini no, questo no. Sì! Questo con Ibrahimovic. Fai schifo. Con Galliani. Vergogna. Con Massaro. Baresi. Con Baresi. Con Serginho. Chi è che c'era ancora? Con Dida? Mi spiace. No, con Salvini no. Perché... Dago Spia ha ragione, non sei genuino, mi spiace. Non sei genuino, non sei genuino. E per questo noi ti nominiamo Omo e Merda. Prego, andiamo, vai. Boni, Omo e Merda, Omo e Merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, merda! Il commendator Schiappi, noto per la sua passione verso le stranezze culinarie e la propensione a cibarsi di tutto ciò che possa in qualche modo estinguersi, decide di invitare uno chef stellato alla sua spudorata dimora per delle richieste quantomeno disprezzabili. Merda! Egregio, è arrivato lo chef stellato che aveva convocato. Quindi che facciamo? Ci fissiamo mentre mi tocco l'uccello ancora barzotto dopo aver visto un porno di nani che si litigano un uccello di nigeriano o lo fai entrare, inferiore di merda? Certamente, profedo e mi perdoni per la titubanza. Col cazzo! Questa settimana aspettati un gavettone di urine quando meno te lo aspetti, schifoso. Tu permesso. Fanculati e fai entrare lo stronzo con la casacca. Salve, piacere di conoscerla, sono Chef Gualtiero. Che nome del cazzo? Come? Non prego. Dai su, non è il momento, poi sono ateo, cazzo! Come? Ho sentito dai suoi assistenti che aveva esigenza di organizzare una cena particolare. Posso farle delle proposte? È una cerimonia di qualche sorta? No, sono solo e degli altri non me ne frega un cazzo. Fatti i cazzi tuoi. Voglio, e ripeto l'imperativo, voglio, perché sono spudoratamente ricco e comando, una cena a base di animali in via di estinzione. Ma no. E ripeto, voglio assaggiare la carne di barbone. No. Lei è una sagoma, lo so. Che fa? Stava scherzando? Ho la faccia di uno che stava scherzando.
Ho così tanto poco senso dell'umorismo che ho personalmente strangolato un soja di Gino Bramieri dopo averlo assoldato alla fine di una lunga ricerca a base di colloqui infiniti. E solo per il gusto di averlo potuto fare. Senta, commentatore, forse ha chiamato il chef sbagliato. Io sono una persona seria e non mi presto a queste reti. Accidenti, quanti sono? 2 milioni. Tigre bianca, pernice di stelle e rinoceronte di Java. No. Poi per la pasta ripiena suggerisco l'orso polare, molto tenero. Bene, la corruzione dell'animo umano rende tutto ancora più succolento. Ok, procedo il reperimento sul mercato nero. Non ho sentito però il piatto principale. Come intendi farlo, piccolo testa di cazzo? L'orso? Con la pasta? No, il barbone. Schiappi, già mi fa fare una cosa ignobile, che rasenta la follia, ma... ammazzare un barbone, un essere umano, macellarlo e poi cucinarlo è oltre la follia. Ma che cazzo ti ha detto che devi ammazzarlo tu? E il divertimento mio dove sarebbe? Come? Ti faccio trovare i filetti in frigo. Vado a mascherarmi da Paperinic e parto per la ronda stazione. No. Adoro procacciarmi il pasto vestito come un coglione. Adesso levati dal cazzo che devo farmi la mia pippata quotidiana dal buco del culo di un daino. Siamo in autunno, cazzo! Boni, merda, sto grandissimo stronzo, perverso ed efficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento. Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi. Poi corre col durello e loda in fascia i mendicanti. Merda. Sta roba della carne umana sembra uno scherzo, ma in realtà io... tra tutte le persone che ho conosciuto in Giappone, oddio, una sera... Oddio, no! Ma non che parlasci il viaggio in Giappone? No, sono stato a cena con il capo barman di Bulgaria, una persona che ha lavorato a Bulgaria in tutto il mondo. Ma il avete ma capito? Era il comunista lui, Beh, è lui che lavora a Bulgaria, mica io. Oh, cazzo, capito, c'entra? Ma dovresti frequentare Barboni. Ma va, io frequento tutto il jet set. Ma chi? Una persona importante. Ma chi? Vabbè, finisci. Ti stai prendendo il centro del racconto. Allora, lui naturalmente... quando esercitava questo mestiere al 57esimo piano dell'hotel di Bulgari di Shanghai, ammazzava? No, frequentava persone molto molto ricche, puoi immaginare. Ci sono delle osterie ad Osaka che su richiesta servono, dietro compenso molto elevato, la carne umana. Ma dai! Ma fa schifo la carne umana. Chiedi uno squalo. Chiedi uno squalo. Che arriva direttamente dalla Cina. E ci tu devi prenotarla chiaramente. Cazzo, ti ha rubato l'idea, Paolo. Porca puttana. Ma ragazzi, io vedo sempre me. Lo so. Quindi mangi. Ma che schifo. Su richiesta puoi averla. Ma che richiesta è? Fa schifo. Cioè, questa gente qua è tutta pervertita, pazza, Marco. Cioè, gente che può spendere qualsiasi cosa, non sa più come spendere. Capisci che l'essere l'ambizione... umano. Ma non ha limiti. E tu dici, oh no, ma ti devi fidare. Ma io non mi fido. Io non mi fido del mio vicino di casa. Però una costoletta di io non mi fido di mio padre. Beh, neanche io mi fiderei di quel nano. Io non mi fido di nessuno. Come fai a fidarti di un essere umano? No? Ti dicono tipo il prete, ma il prete è di diretto contatto. Ma non è vero, non c'ha il cellulare di Dio. Ma la cosa allucinante è la filiera. Perché naturalmente c'è, cioè, la carne umana la devi cacciare, certo, macellare, certo, surgelare e far arrivare con l'arco e le frecce a Genova. Quindi vuol dire che c'è un business dietro. Sì, certo, certo. E questa cosa fa. Quindi tu dici, è inutile che ti inorridisci a pensare che hanno ammazzato bruscamente 10 maiali in un santuario, perché la gente fa... Basta pagare e poi arrivare anche a mangiare la carne umana. Ma perché mangiare la carne umana? Ma perché sei spudoratamente ricco. Quanto costa secondo te? Non lo so. Te l'ha detto? Non lo so, l'ha pagato lui quella sera. Mamma mia. Io non accetterei comunque i crostini. Comunque, ragazzi, si parla tanto di sbiancare l'ano. Vi ricordate che è stata un po' una moda di qualche anno fa? Allora aspetta, ti faccio la sigla. Grazie Paolo. Grazie. Adesso c'è una moda nuova tra i giovani, è quello di ringiovanirsi il cazzo. Ma io c'ho già il cazzo giovane. No, non è vero. La cosa noti, scusa, che il cazzo è vecchio. Allora, i capelli. La richiesta più frequente è quella relativa a qualsiasi procedura mini invasiva e non chirurgica per aumentare le dimensioni del pene
E poi alcuni dicono ringiovamento del pene, che è un termine che riassume l'insieme di numerosi trattamenti non chirurgici. Non so cosa fanno, cioè, tipo, ma lo massaggiano. Ma magari ti fanno il botox ai coglioni, perché sai che le palle dopo un po' iniziano a scendono tipo le maracas. No. Sì, non dai. Lo so, io ci sono seduto sopra. Aspetta un secondo. Girati un secondo, Puccione, che devo fare una roba. Tira fuori i coglioni, Paolo, un attimo. Scusa. Un secondo. Pardon? Siamo tra di noi, non vede nessuno. Allora, ti faccio vedere, vedi. Ma non voglio vederti. Vedi che c'ho le palle. C'è che il prolasso. Cioè, non è prolasso, sì, c'ho le palle molli. Vedi un po' rugo. Appetito. Hai fame? Vuoi darci la boccata? No, per il pene, per le palle. Oggi ho fatto quello che mi hai detto, l'ho asciugato col foam. La roba con l'asciugamano. Puzza meno. Meglio. Bravo, puzza meno. Allora, come vedi, le palle scendono, sì. No? Io sono nudo in questo momento, non lo so. Puoi dirlo. Puoi lavarti le mani, ho visto più volte il tuo cazzo del mio. Sì. Allora, io penso che col botox ti tirino su le palle e ti ringiovaniscono il pene in quel modo lì. Il pene. Puccioni, puoi girarti. Grazie. Anche delle. C'è il pene gas. Cioè, come il pene gas? Il pene con le spore. No. Allora, anche le discromie della pelle, tipo le macchioline, le rughe del cazzo. Non le rughe, proprio le rughe del. Perché il cazzo ha le rughe. Perché tu tieni conto che. È come. Allora, quando tu suoni un'armonica, no? Una fisarmonica, scusami, sai che c'è il soffietto. Sì. Nel corso degli anni il soffietto si rovina. Quando tiri su giù. Siamo in televisione, Paolo. Siamo anche in televisione. Allora, quando tiri su giù, faccio un movimento diverso. Praticamente il cazzo si arruga. Certo. Il mio ha le rughe di espressione. No, perché tipo... è un cazzo che sorride. A proposito di espressione, quando dici mi stai rugando il cazzo. Ah, cioè, in quel senso. In quel senso lì, apotropaicamente. Sì. Questo l'ho fatto apposta. Come? Apotropaicamente. E per darmi un tono. Ah, ok. Sai che cazzo. Cosa? Sta parlando di cazzo. Se volete vi dico cosa vi fanno. Cosa vi fanno? Cosa ci fanno? Sentiamo. Cosa ci fanno? Base cosa ci fanno ai cazzi. Attenzione. Allora attenzione. Abbiamo l'andro lifting, ringiovanimento dello scroto. Perché tieni il microfono con due pezzi? Per dare un senso a quello che dici. Sapete meglio di me che lo scroto è la tasca cutanea che contiene i testicoli. Sì. Ah, ecco come si chiama. Essendo continuamente soggetto alla forza di gravità, comunemente sviluppa un marcato allungamento. Oh, vedi che c'ho ragione. L'intervento prevede quindi uno schema di incisioni posizionate in zone poco visibili. E ti fanno lì fin nei coglioni. Lo schema varia a secondo del grado e tipologia di rilassamento. Successivamente i lembi vengono suturati, cioè li tirano su praticamente, con la zona protetta con specifiche medicazioni. Ti fanno il lifting alle palle. Li attaccano un po'. Ma senti, scusa, ma invece di farlo chirurgicamente, se noi ci facessimo applicare dei bottoncini a pressione sotto e poi gli altri c'è clip. Tra l'altro questo è traumatico per noi, perché io ho sempre utilizzato lo slip a mutanda, sai, quello tipo pantaloncino. No, fa male. Adesso devo passare al Kaji. Quello contenitivo, quello rinforzato. Soltanto che avendo, diciamo, ma sai cos'è? Anche escono i coglioni. È figo, sì. La sacchetta, perché li producono in Cina. Non ha capito che non siano delle palle. Infatti devo prendere le mutande in America. In America ci balla proprio. Ma scusate, voi non fate il cappio col filo da pesca? Io faccio il cappio col filo da pesca. Io direi che possiamo collegarci coi pulotti, perché stiamo. Però la Puccione si è arrapata, hai visto? Sì. C'hai l'occhio vispo, ma è del pane, Puccione. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105. Centrale a Ippogrifo Ingrifato. Centrale a Ippogrifo Ingrifato. Rapina in corso fra la nona e viale delle Trote con Rossetto. Ripeto, rapina in corso fra la nona e viale delle Trote con Rossetto. Intervenire, passo. Ippogrifo Ingrifato centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto. Centrale a... la Peppa, che bel maschione. Cosa danno dalla magnata piccolo? Calamite va a gnocca. Segnalati urla e schiamazzi fra la quindicesima e via dei Lampioni fissati male. Venire, passo. E la Peppa, che bel maschione, cosa ti hanno dato da mangiare da piccolo? Calamite per la gnocca? A centrale ricevuto. Culone! Uè, come ti permetti, pirla? Scusa, ho sentito un culone. C'è culone? No, ho sentito prima il culone. Vuoi far roba? C'è culone anche tu? Anch'io, dai. Riga, non mi sbarrate la volante, però, Avanti.
guarda un po' chi c'è sta, l'amico mio del cuore. Centrale ad ascelle di diarrea. Centrale ad ascelle di diarrea, mi ricevi? Ascelle di diarrea, pazzo. Allora, centrale, mi sono veramente rotto il cazzo adesso, eh? D'ora in poi, se non mi assegni un nome in codice più decoroso, rifiuterò di risponderti. Passo. Siamo andati a destra, sto sacco di bucce. Culone lamentone! Ha ragione, sei un culone! Ma che state in stereo adesso? Ah, giusto, sei un culo. Centrale delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'interno dell'incavo ascellare. Centrale delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'interno dell'incavo ascellare. Più di così non posso fare, eh. Sente, va bene, ne puoi anche licenziare, passo. Però così è anche complicato. Vabbè, dai. Delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'incavo ascellare a centrale, va bene. Incavo. Incavo. Cosa? Incavo. Se dico. Se dice incavo. Devo ripetere? Vedi. Passo. Passo. Culattone ignorante! No, ignorante no. Ho fatto le serali. Ma no, culattone sì! Questo è un altro discorso. Centrale a miracolosa pomata da applicare sull'emorroide di cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Centrale a miracolosa pomata da applicare sull'emorroide di cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Affermativo. C'è appena giunta una segnalazione anonima. Pare ci sia un cecchino appostato su uno degli edifici di Piazza Se Salvi chi può. Passo. Miracolosa pomata da applicare le emorroidi di cammello per renderle più fermo, fermo, zitto! Ti ha rotto qualcosa, centrale? No, questo è il collega culo catalitico. Vai pure avanti. Dicevo. Non vedo più, centrale. Non riesco più a guidare, centrale. Oddio. Miracolosa pomata da applicare alle emorroidi di cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Ricevuto, mi rigo sul posto. Centrale a stillicidio de sperma sul cranio rasato den Coalan Frack. Stillicidio de sperma sul cranio rasato den Coalan Frack. Comunica la tua posizione in tempo reale. Stillicidio de sperma sul cranio rasato di un Coalan in Frack. Passo. Stillicidio di sperma. Un cranio rasato di un koala in fracca centrale. Sono appena arrivato sul posto. La piazza è tranquilla, nessuna traccia di cecchini. Ripeto, nessuna traccia di cecchini. Probabilmente la segnalazione è... Malissimo. È un ottimista alla fine. Possiamo risentire l'ultimo pezzettino? Ti prego, perché è troppo bello. Io adoro. Qualcuno mi ha detto: no, ma metti anche il rumore di clacson. Sì. Sì. Però risentiamo. Perché c'è in tempo reale, stillicidio di sperma sul cane rasato di un koala in fracca. Passo. Stillicidio di sperma sul cranio rasato di un koala in fracca centrale. Sono appena arrivato sul posto. La piazza è tranquilla, nessuna traccia di cecchini. Ripeto, nessuna traccia di cecchini. Probabilmente la segnalazione è... Su quelle robe surreali. Avremo i microfoni aperti, senza musica di merda. Finiremo in galera, ma così è come giusto che sia. Cioè, allora c'è la Puccioni e Alisei che litigavano per modo di dire, con Paolo Noyes. Si parlava di denaro, di politica e tutto il resto. E poi la Puccioni dice: senti, ma vorrei fare una serata anch'io, perché ho bisogno di soldi. Però non in nero come voi. Certo. Ha detto lei, lì tua è venuta sorella, fuori, tua venuta fuori sorella. La bagarra. Vergognati, vergognati, Alisei. Vergognati. No, ma lei dovrebbe vergognarsi, perché noi fatturiamo tutto. Ah, dai, su, Alisei. Fatturiamo tutto. No, adesso sì, ma negli anni passati. Negli anni passati potevi anche non fatturare. Abbiamo fatto tanto di quel nero, ragazzi. Ma che cazzo stai dicendo? Ma diciamolo, su, ma dai. Ma perché dobbiamo raccontare le puttanate di ascoltatori? Ci siamo comprati la casa, tutto. Guarda, stai parlando di un'altra radio, credo. No, erano 10 anni fa, si poteva fare. Ma non è vero. Ma sì, c'era un governo, che chiudeva un occhio, dai. Io Fabio no, ma tu sì. Ma perché è la Puccioni che sta parlando? Madonna mia! Dai, Letizia, che c'hai delle proprietà incredibili. Dai, Puccioni, tutte quelle ragazzette di 24-25 anni che gestivi, me lo ricordo. Dai. Col sigaro in bocca, con le gambe aperte. Che fantasia! Troppo? L'ho solo visto, sta cosa. Te la vedi, però. Mi sento sporco. Mi sento in colpa per te. Sono sbagliato. Senti, a proposito di ingiustizia, no? Cioè, ci sono delle persone, secondo me, geniali al punto di
inventarsi un'opera dal titolo Prendi i soldi e scappa. Vi spiego. È un film di Woody Allen. No, questo artista si è fatto pagare 70.000 euro dal museo che gli ha consegnato le tele bianche. Okay. No? Danese. Il danese, esatto. Gli hanno chiesto di rappresentare il salario annuale dei lavoratori. Sì, questo artista furbo ha detto, ok, ci penso io, dammi due tele e dammi 70 bombe. Le ha volute in anticipo. Giusto. Dopo un tot di tempo, adesso non so quanto, credo un 15-20 giorni, è tornato con le tele vuote e gli ha detto, ecco qua, l'opera. E allora, scusi, ma lei non ha fatto niente? Dice, no, ignorante. Ignorante. Queste tele si chiamano Prendi i soldi e scappa. Certo. E ha vinto lui. È geniale. Esatto, perché il direttore del museo le ha esposte. Certo. Come? Certo. Poi però ha anche sperato, ora torna. No, ora torna. Invece no. Ora torna. Ma è geniale. Allora, come si chiama? È Fontana, no? Quello che ha fatto la fica nella Fontana terra. Credo che sia il presidente della regione Lombardia. No. Ma anche l'artista che ha fatto gli strappi sulle... Sì, Fontana è quello che ha fatto... Jimmy Fontana? Ma che Jimmy Fontana? Franco Fontana. Ma no, Alberto Fontana. Un famoso artista. Sì, quello del taglio. Ha fatto il taglio, ha fatto la fica. Sì, però adesso parliamoci chiaro, ragazzi. Sì. Per dire, Miami, no? Sì. E a Miami c'è questa tendenza della pop art. Sì, molto. Allora c'è gente che caga su una tela, ci appiccica una Barbie, minchia, la vende a $4,000. Non faccio nomi, ma amici di amici benestanti arrivano durante Art Basel, sai che c'è questa grande fiera che poi è Basilea, e ti inculano con delle porcherie. Esatto, questi qua arrivano belli, vanno a vedere queste mostre per strada e c'è, tornano a casa con questa scatola, mi fa, oh, ho speso un po', dice, $13,000, ma ho preso una roba. Io dico, $13,000, che cazzo hai preso? Apre e ci sono dei bidoni della vernice, sai, i bidoncini aperti con la vernice che è colata fuori, secca, basta. Tre bidoncini così, $13,000. Sai che volevo andare dall'artista e limonarlo, perché sei un genio. È un grande. Se sei riuscito a inculare $13,000 a due imbecilli, vuol dire che sei un genio. È il contesto, se li metti in una galleria. Comunque, sì, ma il problema è che se li metti in casa, arriva uno e dice, orca puttana. Ma scusa, stai finendo i lavori. Mi dispiace. Io non vorrei essere estremo, ragazzi, ma l'arte non esiste. Cioè l'arte non esiste senza il mecenate che la compra, certo, ok? Certo. Quindi noi siamo abituati a dire quella roba lì è bella perché nel passato non c'è solo quello che l'ha dipinta, ma c'è quello che l'ha presa e l'ha venduta tantissimo. Certo. Se a parità di quadro, ok, uno che è stato promosso da un bravo manager e uno che nessuno si è inculato, non c'è nessuna differenza. Eh beh, certo. Perché ancora infatti, quando tu c'è il Raffaello, il critico d'arte non ha senso, cioè allora io voglio tu. Ognuno di noi è un critico d'arte in teoria. Prendiamo l'arte contemporanea, prendiamo un Pollock. Sì, okay, Pollock chiappa un cazzo di bulacco con la vernice e fa i puntini lanciando. Allora, la riproducibilità di quella roba lì è facilissima. Certo. Chiunque può fare quella puntina. Però non sei lui. Ok, però non sei lui. Perché? Perché lui è stato sponsorizzato da un bravo mecenate che lo ha spinto e ha venduto i suoi quadri. Certo. Prova a fare un cazzo di Raffaello. Rifai un Melin di Giotto di Michelangelo. Mio padre che dipinge come gli antichi. È un pezzente morto di fame. Bravo, è vero. È vero. Mio padre fa dei quadri pazzeschi, sembra veramente Michelangelo, mio papà. Posso però dirti una cosa? Che secondo me l'arte è morta quando è arrivato l'intrattenimento. Perché? Perché non avremmo avuto i grandi geni dell'arte se non si fossero rotti i coglioni. Che senso? Cioè, analizziamolo sotto questo aspetto. Sentiamo allora, immagina teoria di essere il giovane Da Vinci. Sì. Sei lì che ti spacchi i coglioni a Da Vinci. Sì. No? Sei lì e dici, che cazzo faccio? Cazzo faccio? Tutto il giorno. A Da Vinci. Ciao, impariamo a disegnare. Perché non è che c'ho WhatsApp. Quindi tu dici che la genialità allora, è l'arte. Rompersi i coglioni genera l'artista. È vero, è vero. Si rompe i coglioni ingegna. Per riuscire. Infatti io sto facendo un quadro adesso perché mi sono rotto i coglioni da 5 minuti. Michelangelo nasce dalla rottura di coglioni. Oltre a questo c'è anche l'instupidimento della gente attraverso l'intrattenimento, cioè gli stronzi che pagano l'opera d'arte che non vuol dire nulla, 13.000 euro. Sono dei coglioni. Hanno visto TV tutto il tempo e sono diventati ritardati. Sì, è giusto. L'analisi è una bella analisi. Bravo Mauro, io la faccio. Perché la mia no? Ad esempio la coglione di mia moglie che è arrivata a casa l'altro giorno con questo cazzo di quadretto così con dei girasoli di questo olandese, chi cazzo lo conosce? Si chiamava? Ma non lo so, Bangkok. Cazzo di quadro di merda, fino neanche disegnati dalla me che ci penso io, lo butto io. In radio domani. Comunque ragazzi, la soluzione, purtroppo il mondo ormai ha ragione Paolo, noi siamo degli agnoni. Siamo degli annoiati. Apotropaici. Annoiati, atropaici.
Tutto paici. Allora, bisogna che si cambino le carte in tavola. Esatto. Una bella monarchia che parte dall'Italia e poi va verso la conquista del mondo. Noi ci proponiamo, se volete ci votate. Io sono re assoluto. Sì. La mia regina è Paolo. Ma che cazzo? Ma non voglio essere regina. Ma che te frega, mica ma mi devi scopare. Ma poi anche non ha senso in questo millennio. Cosa vuoi essere? Vorrei essere la re 2. Re 2. Re 2 e re 3, va bene? Che è re 3 io. Sì, che sono di sinistra. Sì, sì, è giusto. Va bene, ci va bene. Sta. Rai 1, Rai 2, Rai 3. Però mi riprendo la Berlinguer. Sì, prendi quel cazzo che vuoi. Capito? Ragazzi, noi mettiamo a posto tutto. La gente si annoia. Bisogna tornare alla miseria. Sì. Tu pensa, nel dopoguerra, cosa hanno fatto? Minchia. Perché tutto. Si rompevano i coglioni. Si rompevano i coglioni. Infatti, i miliardari cosa vogliono fare? Creano casino, si spaccano il cazzo. È vero, è vero. Una guerra di qua, una guerra di là, la povertà, pandemie e litigate fra di voi. Ma loro ci godono. Sono lì. Noi siamo il loro programma televisivo. È siamo il loro reality show. Ci sono questi 7-8 miliardi. Cosa sono? Blackstone, BlackRock, Blackstone, non mi so come caso. C'è sempre il Black di mezzo. Vanguard, questo Fink, questo Bloomberg, sai Bloomberg. Yellow Submarine. Sono tutti dei pezzi di merda. Bill Gates. Minchia Sergio Tacchini. Lui è il primo. No. Minchia Sergione. Queste merde sono lì che si annoiano e dicono, ciao, facciamo lavorare sti pupazzi di merda. E loro governano. Posso dirti, Sergio su tutti. Ma perché? Io lo vedo nella sua poltrona di pelle umana, così col telecomando. E soprattutto, ragazzi, torniamo alle origini. Bravo. Cioè, basta con sti uomini che non si capisce, esatto, più tutto, esatto. Sto biciclette cbb bubu zizi. L'uomo vero, manca l'uomo vero adesso. Candidiamo dei maschi veri, maschi alfa. Sì, quelli proprio brutti. Sì, quello ignorante proprio. Merda. Merda. Sì. Sì. Fango, bravo. Il classico, sai il classico il americano? Il Mauro Mauro con la birra sempre in mano, che rutta, scorreggia. E spara. Alla fine voi donne piacciono, perché quella che sta con col tipo, sai, tutto fighetto, poi alla fine finisce dal farsi inculare dal camionista. È vero. Perché il camionista. Sembra un salto un po' importante. Ma no, il camionista è bello maschio, capito? Guida il mezzo grosso. È un salto perché molto siamo grande. In ritardo, bisogna tagliare un attimo la dialettica. Sintetizzare, cioè tu stai con l'avvocato, con la. Tranquillo la camionista! Certo! Cosa fai? Prendi la macchina, weekend. Frequentare un attimo. Ma va, autogrill. Hai fatto caso che sotto casa degli avvocati è pieno di camion parcheggiati. Bravo! Aspettano che il marito. Ma sono sempre case intorno all'autostrada. Io sono un camionista dentro. Bravo! Tranquillo l'avvocato! Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Non sono avvocato, non sono avvocato. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Passa la vita a domandarti perché a volte fai la piscia biforcuta senza cercare mai una spiegazione. Sii vipera e sii uomo. Bravo! Guarda il culo delle fighe che passano mentre baci la tua donna per strada. Bravo! Sii uomo. Urla evviva la figa nel ritornello di Gianna Gianna. Sempre. Sempre. Sì, uomo. Bravo. Quando sei in motorino, non frenare. Usa il clacson. L'asfalto è lava. E tu, sì, uomo. Pretendi l'amaro offerto anche da McDonald's. Sì, uomo. Non trovare mai niente nei cassetti, negli armadi, nel frigo. Quello è compito delle donne. Il tuo è bestemmiare perché non c'è. Sì, uomo. Bravo. Qualsiasi colore che non sia rosso, verde, giallo, blu è una depravazione. Rifiuta le sfumature e sì, uomo. Cazzo è lilla. Se hai l'alito di sigaretta, profumalo col limoncello. Sì, uomo. Fabio! Se una cosa non funziona, soffiaci sopra. Sì, uomo. Vero. Ascolta la stessa musica di 30 anni fa, ecco. E ripeti che quella nuova fa cagare. Sono io! Sì, uomo. Fingi di non aver visto un parcheggio se non sei in grado di farlo. Sì, uomo. L'ho visto! Tratta qualsiasi negoziante come un vucumpra e chiedi lo sconto. Sempre. Anche sul gratta e vinci. Ma no, è il prezzo fisso. Sì, uomo.
Usa gli avanzi del giorno prima come posa cenere. Sì, uomo. Li conosco. Urla chi cazzo ha lasciato aperto il frigorifero quando sai benissimo che sei stato tu. Esatto. Sì, uomo. WhatsApp per la famiglia, Telegram per le puttane. Certo. Sì, uomo. Vero, Pippo? Stavo leggendo su qua nella postazione della Puccioni. Ah, ecco dove eri, Marco. Sento puzza di ficca. Allora uno scrive, aspetta, dove cazzo è? Mi hai cambiato la pagina, bastardo. Sono camionista e mi inculo una psicologa, vedi? Marco si è trasformato nell'uomo gnagno come Paolo qualche anno fa. Gnagnaretti, un gnagno gnagnogni. Ricorda che Paolo è duchessa. Tu sei duchessa, Paolo. Sì, sì. No, sì, no. Sì, no. Sì, sì. Non sono avvocato. Sì. Non sei caduto da cavallo recentemente? No, da un paio. Ma è notorio. Tutte le donne sì. Prima stanno con l'omino tutto precisino, in giacca e cravatta, almeno, e poi dopo vanno, allora, le donne... vanno a cercare quello rude. Allora, la donna, essenzialmente, essendo anch'essa animale come l'uomo, certo, cerca il maschio dominante. Predatore. Siccome nella nostra società il maschio dominante è quello col braccio fuori il finestrino che ruta, scorreggia e rapina, quello è il maschio che predomina. Ma diciamo che quello è un po' un eccesso, diciamo. No, no, no. A cercare una via nella di mezzo. Nella cumpa, quelli raffinati non scopavano mai. Mai. Scopava sempre l'animale di, esatto, merda. Esatto, vero. Posso darvi un consiglio a voi donnicciole? Allora, dovete rompere un tubo di casa e poi suonare. Buonasera signora, sono l'idraulico. La vita sessuale vi svolta così. No, tu fai i costumini, le robe. Tu no, no, dai. Allora hai un problema. Ma veramente? Ma fatti vedere. Cioè, tu, cioè, tu non citofoni a tua moglie dicendo: signora, sono quello del cavo elettrico. Così non lo fai. No, mai. Anche con la risatina. Adesso vado a casa tua e provo. Vediamo come reagisci. Devi mettere la salopetta. Sì, okay. Il giorno che il citofono risponde: Gianni, no, c'è mio marito. Cosa fai? Sono la moglie del signor Gianni. Che c'è veramente tantissima gente incazzata nera per quello che è successo. Perché è un precedente che dà la possibilità poi di fare altre azioni molto simili. Siamo riusciti a rintracciare il responsabile delle comunicazioni, della comunicazione del rifugio Cuori Liberi, Liberi, che è il santuario dove stamattina è successa la roba che abbiamo raccontato a inizio puntata. Spieghiamo, santuario per animali, cioè un per posto animali, sì, dove vengono portati gli animali che provengono da allevamenti intensivi o animali in difficoltà e vengono allevati e non vengono soprattutto macellati. No, no. Perché allevati vengono fatti vivere liberamente. Sì, cioè, non è Međugorje, no, i rifugiati, esatto, da tutta una serie di situazioni veramente brutte. Abbiamo Roberto Manelli al telefono. Pronto, Roby? Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito, grazie. No, figurati, io vi seguo da un sacco di tempo e insomma, vedere quello che è successo oggi è stato veramente agghiacciante. Se ci puoi spiegare meglio tu, perché sai, sono mille le informazioni in rete e volevamo innanzitutto una domanda, volevo farti. Gli animali, sì, erano sani, sì, o non erano sani? Ecco, è la prima cosa, meno male che me l'hai chiesto subito, okay, perché già le prime fonti di informazione parlavano di maiali solo esclusivamente malati. Okay. Non è assolutamente così. Okay. A parte il fatto che una delle prime cose che abbiamo sempre chiesto è di poter fare i test in vivo agli animali per poter sapere quelli che avevano contatto la PSA o quelli che erano sani, anche per poterli eventualmente separare. Questa è stata una cosa che è sempre stata rifiutata. Comunque, ad oggi, a questa mattina, noi avevamo 9 maialini, perché uno si è spento questa notte senza nessun tipo di sofferenza, ovvero si era spento piano piano, mm-hmm, nonostante qualcuno dica che muoiono sempre con atroci sofferenze, non è vero, e alcuni dei nostri si sono spenti semplicemente piano piano, come un sonno che arrivava dolcemente, e l'ha fatto nel suo boschetto. Ma quindi, erano malati, scusami. Notte. Quindi questo era malato. Questo era malato, sì, okay, aveva da qualche giorno manifestava alcuni segnali che erano inappetenza e letargia, okay, ma sicuramente ce n'erano 6 che a nostro avviso erano sani, che aspettavano questa mattina la colazione e si chiamavano Ursula, che si chiamavano Carolina, che si chiamavano Bartolomeo, che si chiamavano Pumba, Dorothy, che si chiamavano Mr. Spino, perché sono, per noi sono esseri individui, sono, non sono dei numeri. Sono tipo come animali, per voi sono animali domestici, certo. Cioè, Per noi sono compagni di vita, per noi sono compagni di vita, noi li abbiamo portati, li abbiamo salvati da sfruttamento, da maltrattamento, spesso anche addirittura sequestrati dalle forze dell'ordine, le stesse che oggi hanno fatto un'invasione senza precedenti all'interno di un luogo di pace. Ma è vero che vi hanno menato, vi hanno manganellato? Io non ho mai visto una cosa del genere. Saranno arrivati 30 camionette, saranno arrivati la Madonna, e anche i mafiosi.
Guarda che in questi giorni, in queste settimane, avevamo 30 ronde giornaliere, avevamo i droni sulla testa, sembrava, cioè, se probabilmente agissero così contro, no, se agissero, contro, sai, grossi, se agissero così in tutte le situazioni, allora ci starebbe, però agire così, dire che lo fanno, scusatemi, ma dove lo fanno? Quando c'è da sgomberare anche altre situazioni, lo fanno, ma dove? Cioè, di scuole occupate anche qua a Milano, ma che cazzo, è pieno di case occupate a Milano, ma questo stai dicendo? Gli anziani vanno in ospedale e tornano, trovano gli zingari che ci dormono, ma che dici? Dai, su qua, cioè, dai. Non difendere l'indifendibile, cioè, dai. Comunque dei l'angolo del populista, nove... Leti, lasciaglielo fare, vabbè, cioè, avete ragione voi ragazzi, vivete in un'altra Italia. dei nostri nove maialini sicuramente ce n'erano sei che per noi avevano tutte le condizioni per essere sani, e chi possiamo dirlo siamo noi, perché li conosciamo, certo, veramente, sappiamo le loro abitudini, perché sappiamo che hanno alcuni di loro avevano 15 anni, quindi comunque si muovevano comunque poco e facevano esattamente quello che hanno sempre fatto, quindi si stavano godendo la loro vita. Certo. Altri tre che è lo scopo della vostra struttura, giusto? Cioè andare a recuperare animali che mantenete attraverso i vostri fondi. Sì, assolutamente. Non c'è, questi sono luoghi che non sono sovvenzionati da nessuno, solo con il volontariato, anche quando le forze dell'ordine sequestrano degli animali, quando ce li portano non ci danno un becco di quadrino. Roberto, chi è lo stronzo che ha dato il via a questa roba insulsa? Cioè, che questo dipende tutto dall'alto, ovvero da quello che sta succedendo con la peste suina africana. Quindi noi che eravamo diventati pochi mesi fa, attraverso legge, un rifugio per animali, altrimenti detto santuario, quindi eravamo stati riconosciuti anche per la legge come un luogo che che ricovera animali da compagnia e basta, perché fino a qualche mese fa noi eravamo equiparati all'allevamento, certo. Noi eravamo un allevamento all'ingrasso, avevamo un codice stalla per esistere, era il paradosso, no? Okay. Adesso c'era stato questo riconoscimento. Dopo riconoscimento vengono con i droni. Siamo stati trattati esattamente come un allevamento, ovvero nel momento in cui si riscontra un caso di peste suina all'interno di un allevamento, immediatamente cade su tutti gli altri animali che sono ospitati in quell'allevamento, quindi in questo caso nel rifugio, il decreto di morte. Tra l'altro è un decreto di morte che tende per loro a spegnere un focolaio di peste suina per fare in modo che la peste suina non dilaghi da altre parti, ma dove non gli interessa che dilaghi? In altri allevamenti, certo. Ma non sicuramente perché i poveri maialini muoiono. Ma va, no, è questioni economiche, ovvio. Esattamente, perché sì. Quei poveri maialini che loro anche oggi, le forze dell'ordine, ci dicevano: ma se voi fate così, poi altri poveri maiali si ammalano. Quei poveri maiali, dopo due o tre mesi, vengono trasportati su gomma, bastonati e sgozzati all'interno di un macello. Quindi questa cosa qua ha puro ed esclusivamente interesse economico. Però noi scusami, qua siamo circondati da allevamenti. Scusa se ti interrompo, però ti volevo fare una domanda di carattere tecnico. Sì. Allora, esiste una procedura standard, esiste una procedura standard che prevede che quando si sviluppa un focolaio di una malattia di questa entità, prevede che gli animali vengano soppressi per evitare che il focolaio si espanda. Quindi di fatto possiamo dire che la polizia che oggi è venuta ha semplicemente eseguito una procedura che è la procedura consueta, cioè non c'è un accanimento nei vostri confronti. Che soltanto che quello viene applicato all'interno degli allevamenti. Noi non siamo un allevamento, i nostri animali è una struttura privata. Destinazione per uso alimentare sono animali da compagnia. E quindi su anche questo riconoscimento giuridico abbiamo sempre chiesto fin da subito un dialogo per fare in modo che questa situazione venisse trattata all'interno del nostro santuario in un modo differente. Perché gli animali non erano atti a diventare poi roba da mangiare. Però, ma voi come struttura siete in grado di garantire che poi dalla vostra struttura la peste non si propaghi altrove, perché se voi siete in grado di garantire questa profilassi, sicuramente si è trattato di un intervento esagerato, però se voi non avete dal punto di vista tecnico proprio la possibilità di garantire che il focolaio rimane lì da voi, siete un pericolo vivente. Su tutto questo non è mai stato aperto un tavolo di confronto, ovvero nel momento in cui tu la prima cosa che fai mi dichiari la morte di tutti gli altri. Noi avevamo fatto attraverso gli avvocati una serie di richieste, c'era il TAR doveva esprimersi il 5 di ottobre, il Consiglio di Stato ha rifiutato la sospensiva e quindi quell'abbattimento poteva avvenire in qualsiasi momento, ma noi abbiamo sempre
sempre esclusivamente chiesto dialogo per capire se potevamo venire appunto incontro a tutte queste cose. E anche ad esempio il fatto di poter agire con un'eutanasia fatta da un veterinario, certo, di fiducia nel momento in cui l'animale entrasse in fase di sofferenza, certo, perché questo lo faremo, sì, con una procedura un po' più umana, umana, meno, certo, bestiale, perché, ecco, perché non, certo, di ovviamente allevare. Questa cosa non è che a noi interessano i nostri e non ce ne frega niente tutti gli altri, no, certo, perché questa cosa, certo, che sta succedendo negli allevamenti, io spero che chiunque guardi quelle immagini che Essere Animali ha postato ormai dappertutto, dove ci sono questi animali caricati in modo incredibile, buttati in queste camere a gas che richiamano dei bellissimi momenti, camere a gas su gomma, e vengono sterminati a centinaia, 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 muovono la coscienza delle persone, perché questo è un sistema economico alimentare malato, sì, perché altrimenti non esisterebbero delle camere a gas pronte a sterminare degli animali, sono, e gli allevamenti non te, potessero creare un problema. È quello che è successo anche con i visoni per il Covid, cioè, sì, sì, anche così, in Danimarca, ma ha fatto così anche con i cani, ne parlavamo così, prima in, certo, Cina, sì, sì, non c'è rispetto, l'hanno fatto, zero. Con i polli, certo, con qualsiasi cosa, sì, 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 gli allevamenti sono delle incubatrici di virus, si sono, certo, sono ammassati così tanti animali insieme. Certo. Addirittura la loro mortalità normale fuori da qualsiasi virus eccetera eccetera, ci dicevano i veterinari loro stessi, che è del 5%, quindi se loro hanno 1000 animali, se una mattina si svegliano, cioè in qualche settimana gliene muoiono 50, per loro è normale, certo, per noi 50 non sono numeri, per noi si chiamavano Jimmy, per noi si chiamavano Grugno, per noi si chiamavano Pumba, per noi si chiamavano Mister Spino, per noi erano, no, certo, fratelli e, certo, sorelle con cui abbiamo vissuto anni. Ma Roberto, quindi stamattina, cioè voi andate avanti, sì, comunque, non è che adesso vi fermate, non vi hanno bloccato? No, noi ospitavamo prima 300 animali, tra, mm-hmm, tartarughe, gatti, cani, cavallo, asino, pecore, capre, comunque loro sono entrati distruggendo un santuario che è un luogo di pace, buttando giù recinzioni, cancelli con una violenza inaudita in mezzo ad altri animali che... meno male che li avevamo ricoverati in quel momento lì, erano chiusi nelle loro stalle perché era mattina, perché sennò poteva essere veramente un disastro, e che erano veramente spaventati. L'altra volta, venerdì scorso, quando hanno fatto un primo tentativo di irruzione, i bovini hanno rotto la mangiatoia, ce n'era uno che saltava. Ma questa, paulito, Roberto, è la presunzione degli umani, capito? Però scusami, se anche fosse stato che l'ordinanza doveva venire attuata in un qualsiasi modo, voi vi sareste opposti comunque, quindi si sarebbe comunque generata una situazione di scontro. Sì, però. Perché non c'è mai stato il dialogo. Esatto, perché non vogliono dialogo. Ma il punto perché era che non c'è mai stato dialogo. Voi giustamente pretendevate che venissero analizzati gli animali, quelli sani tenuti lontano da quelli magari malati. È stata la prima cosa che abbiamo chiesto. Certo. Mi sembra una roba normale. Normale, perché se a casa la possibilità di stare vicino. Abbiamo proposto anche la strada della scienza. Questo era un luogo diverso da tutti gli altri, poteva essere un luogo dove, ma non gliene frega, i numeri lo permettevano, questo, erano 40, di studiare la cosa in modo differente, quindi di provare se funzionavano alcune terapie con quelli che avevano dei sintomi, di poter veramente anche a livello scientifico poter guardare, ma ovviamente questo va contro ancora una volta gli interessi, perché, certo, nel mondo dell'allevamento curare costa molto di più che sopprimere, certo, e quindi ormai è un andazzo nei confronti degli altri esseri viventi, c'è, cioè, l'eliminazione, si eliminano gli orsi, si eliminano i lupi, si eliminano le nutrie. Sì, quella è un'altra parentesi che apriremo un'altra volta, di altre teste di cazzo che stanno facendo delle robe veramente che non hanno senso. Comunque, vabbè, Roby, io ti devo lasciare, comunque cercheremo di darvi una mano anche fuori onda, lo dico ancora, grazie, agli ascoltatori interessati a dare una mano a Roberto e il rifugio Cuori Liberi, li trovate su Instagram, rifugio Cuori Liberi, in bocca al lupo e viva gli animali, vaffanculo agli esseri umani che non li rispettano. Grazie Roberto, grazie, un bacio, grazie, in bocca al lupo, grazie, ciao, grazie, in bocca al lupo, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, 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 ci fermiamo un attimo e poi c'è l'attivista. Milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista. So io l'attivista. L'attivista. Brava. Che so io? Lei. L'attivista. Te faccio vedere io, mo. L'attivista. So io l'attivista.
Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. È lo stabilimento balneare? Sì? Sì, buongiorno. Volevo sapere quando chiudete per la fine della stagione. Ma generalmente intorno al 15 di novembre. Ah, tutto vero. Dipende dalle condizioni meteo. Certo, certo. Senta, ma d'inverno dove li tenete poi i lettini, le sdraio, gli ombrelloni? No, abbiamo i nostri depositi. Ho capito. Ma senta, sono diciamo dei depositi diciamo ecco no. Belli per i lettini? Lei ha bisogno di qualche ha bisogno di un deposito, non ho capito. No, volevo sapere come tenete i lettini, l'attrezzatura. Fatti miei, più che altro da capire cosa voleva lei. Sì, io voglio capire come vi prendete cura dei lettini. Ecco, si lavano, si toglie il sale. Bene. Si asciugano e si mettono dentro. Ed anche retta. Ho capito, ma ogni tanto qualcuno va a controllare come stanno? No. Sì. Bene, ma gli fate anche un po' uscire, gli fate vedere un po' la luce del sole? No, no, conviene all'ombra, signora. All'ombra, ho capito, però cioè magari non so, gli fate, mettete una TV con le spiagge, la musica del mare, che a loro gli manca. No, non capisco. Cioè, voglio dire, loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, no? Poi vengono chiusi al buio, al freddo, ma cioè voi nel senso, no? Vi renderete conto che forse piuttosto sarebbe meglio metterli su una zattera e che vadano alla deriva. Testa di cazzo. Buonasera. Sì, pronto, buonasera signora. Volevo farle una domanda. Quando è che chiudete lo stabilimento? Stasera? No, intendo per la fine della stagione. Ah, allora, noi fino al 30, sempre se il tempo tiene, è l'ultimo giorno che facciamo, siamo aperti. Ho capito. Però... E senta, ma quando chiudete, voi dove li tenete i lettini, le sdraio, gli ombrelloni? In che senso? Cioè, dove li rimettete? Dentro, perché? Ma dentro, cioè, avete dei magazzini? Sì, ma lei perché mi fa questa domanda? No, perché mi sto interessando a capire insomma come vengono stoccati questi oggetti d'attrezzatura da spiaggia, capito? Ah, vanno certo puliti e conservati. Quindi vengono puliti, gli elevate certo. Il sudore, le pisciatine dei bambini, tutte queste cose. No, i lettini sono sempre puliti, ma poi a fine stagione si devono conservare. Ho capito. Senta, ma qualcuno va a controllare come stanno durante l'inverno? Ma chi? Signora, mi sta facendo domande strane, perché? No, non sono strane, è che poche persone si curano di questi oggetti, che poverini vanno in letargo. No, sono queste cose che una ci lavora e si devono curare, certo. Si curano, perché questo è una cosa che una compra, è un capitale che c'ha. No, infatti, anche perché loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, poi vanno in letargo come una piccola pensione, diciamo, e nessuno si preoccupa. Allora io dico, qualcuno va a controllare che abbiano freddo, caldo, siano umidi? No, non ne hanno freddo, perché sono conservate bene, ma poi le cine non possono avere freddo, signora. Vabbè, io la devo lasciare perché ho persone al tavolo, signora, purtroppo. Sì, scusi, solo una domanda. Qualcuno gli va a leggere magari una storia, anche solo un quotidiano, per sapere che succede nel mondo? Signora, mi sta facendo domande strane, comunque la devo chiudere, arrivederci. No, solo una cosa, si ricordi che a loro piace la Gazzetta dello Sport nel caso? Prego? Dico che ai lettini piace la Gazzetta dello Sport, ecco, se andate d'inverno, pure fare due parole crociate insieme, ecco, che sono abituati. Sì, no, certo, giusto. Va bene. Sì, ce li combiamo. Grazie mille, signora. Frilettini! Arrivederci. Stupida. Come? L'attivista. Che so io. L'attivista. Perché ci sono quelli che fanno delle buone azioni, altri che invece pur di sentirsi qualcosa fanno delle cagate pazzesche. Beh, però c'ha ragione sui lettini, eh. Aia. Aia. Padre! No. Padre Pollo! Wender. Wender. È vestito da prete. È Padre Pollo. Ma non è Padre Pollo. Ma scusa, ma siamo in radio. Che bisogno c'è? Sei stanno bene i capelli grigi così da vecchia? Sei mia mamma. Scusi, questa è una mascherina, non è una. Adesso vi devo benedire. No, non benedire. È il pennello della polvere. Il pennello della chi è che ha preso questo comodino? No, è la Puccioni, padre. Padre, le sta venendo via. Rispetto alle signore. Le sta cadendo il clergy. Mi si è strappato perché arrivo da una festa. Ah, che festa ha fatto? Perché ha gli occhiali di Gucci? Una festa in
un locale al buio. Come? C'era un po' di gente. Ah. Sì, sì. Vabbè, come state? Bene, padre, bene, grazie bene. Della visita. Che bei bambini. Non tocchi le facce. Che schifo. Sai che sta bene così? Sembra mia mamma, davvero. Sta barba. Basta toccarmi. Scusi, non vorrei. Ti alzano con le manine, che sono unte e freddine. Benissimo. Allora, che, qual è lo scopo della sua visita odierna, padre? Allora, sono venuto da Torino, il mio asino. Sei lunga con l'asino. Sì, un po', sono partito l'altro ieri. Ah, sì, poverino. Sì, sì, sì. Poi a un certo punto non ce la faceva più. Ah, cosa ha fatto? Ho preso una Tesla elettrica. Ah, prima concessionale. Lei è l'asino a bordo? No, no, l'asino l'ho lasciato lì. Ah. Lo riprendo poi al ritorno. Che cazzo è il parcheggio? Sì, sì, c'è il parcheggio degli asini in un autogrill. Quindi mette le monete. Sì, sì. Anche pieno di tante signore l'asinile, con la minigonna, gentili. Sì, 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 sì. Allora, sono venuto qui per presentarvi, diciamo, il nuovo palinsesto di TV Cristo. Che non è esiste. La TV di cui lei è direttore. Direttore artistico, sì. Anche il Papa mi sta facendo un sacco di complimenti. Ad esempio? Cosa? Dico un complimento che le ha fatto. Bravo. Bravo. Bravo dal Papa. Allora, adesso partiamo subito. Mano. No, questa non è la faccia, mi scusi, parlo. Mi scusi, sa che noi quando padre ha grattato alle feste e bisogna anche no, scusi, padre. Verificare se è puro il ragazzo. Ah, è puro? Mica tanto, mica socchino. Aspetta, ma un po'. No, scusa, ma sei stato padre. Sei stato tanto in Svizzera. Sì. Padre, ma veniamo al palinsesto. Andiamo al palinsesto. Allora, alle ore 8 del mattino, Cristo Mattina, un quotidiano di informazione su quello che è successo negli ultimi 2000 Milani, diciamo, lunghissimo. Lungo, eh? Potete anche sentirlo, facciamo sentire un pezzettino. Via. Devi stare molto concentrato. Tutto velocizzato. Alle ore 9 il gioco delle suore. Due suore dovranno scegliere tra quattro uomini chi dovrà diventare prete, capito? Arrivano questi due nudi, però nudi. Nudi perché devono capire se sotto possono fare il costume così. Non capisco. Alle ore 9:23. Dura pochissimo il gioco delle suore. Sì, perché una volta che li scelgono finisce. Ma i giochi sono tipo? Cosa? Che giochi fanno? Allora, alle 9:23 telefilm Il prete da 6 milioni di dollari. Durante una messa dei satanisti lo aggrediscono e per salvarlo la chiesa lo ricostruisce mettendogli al posto delle braccia due pezzi di legno e picchia tutti in questa posizione. Molto bello. Tipo Calbone. I pezzi di legno. Sì, sì, alle ore 10 Cristo TG. Se il Vaticano fosse al posto di Vicenza si chiamerebbe Vatican? Ride Valerio. Benissimo. Alle ore 11 suoni di campane. Un'ora di campane. Ti accompagnano. C'è anche la classifica? No, solo suoni così. Non spoilerare, Pippo. Un'ora così. È un'estate. Poi? Alle ore 12 l'ostia è servita. Bellissimo. Questo è un classico. Conduce Claudio. Claudio Tito. Non lo so, uno che si chiama Claudio, l'abbiamo preso, l'abbiamo messo. Alle ore 13, quattro funerali e un funerale. Il matrimonio? È una parrocchia di gente molto anziana, non si sposa più nessuno. Alle ore 14, tieni il tempo sull'Ave Maria. Due ore di corso con repetto per imparare a battere le mani verso il Signore. Se ve lo perdete, lo mettiamo anche su YouTube. Alle ore 16, programma per i più piccoli. Nel nome del BIM... Del boom e del bam. È un po' con suor Cristina D'Avena, che ormai è santa. Ore 18, chi vuole essere San Gervaso? Nessuno credo. È morto malissimo. Domande su San Gervaso. È morto Gervasio. È il santo protettore dei balbuzienti e di quelli che mangiano il tonno al naturale. È proprio specifico per loro. Bene, alle 19, Papa Francesco DJ set dal Cristoland. Bravissimo, suona adesso, è partito, gli piace la techno. Papa. Festa come un dannato. Sì. Alle 20 gara di preghiera nei sacchi. Bellissimo questo. Appendiamo quattro concorrenti ad un dirupo dentro a un sacco. Loro devono pregare se non si rompe la corda. L'ultimo che rimane appeso è quello che ha pregato meglio. E gli altri, scusi. Comunque state tranquilli che se dovessero cadere ci sono dei bambini con lenzuolo che bambini non hanno sfruttamento. Alle 21 ostia speciale Mosè.
Era egiziano o era di Barletta? E poi per portare giù dalla montagna 10 tavole di pietra era da solo? Ha fatto la palestra? È tipo un Discovery Channel. Chi era il suo personal trainer? Portava gli occhiali? Usava la droga? Non si sa. Ore 23 per chiudere il palinsesto, film per adulti. L'ultima tentazione di Cristo. Qual è? Girato sulla statale Nazareth e Betlemme. Che all'epoca era piena di donne di facili costumi. Ma non è vero. Lui alla fine resiste, si chiude in un motel con una sega e della legna e crea Pinocchio. Bello, è un fantasy proprio. Bellissimo. Grazie padre. Io vi benedico nel nome del padre, del figlio. Padre, aspetta. Fai sentire tu. Americano. Che bel capannone che hai di sotto. Vieni a trovare in chiesa. Un'ultima curiosità padre, lei continua con il suo programma radio quest'anno? Certo, sta andando benissimo, stanno aumentando gli ascoltatori. Ah, quanti ne ha adesso? Due adesso. Cazzo. Due signore. Porca miseria. Beh, ci colleghiamo, possiamo? Ce l'avete il nastro? Sì, sì, ce l'abbiamo, il nastro. Nastro. Ti ringrazio, mio signore. Nastro. Non ho più paura. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono padre Pollo e benvenuti sul mio programma che non ha un titolo, ma non importa. Allora, adesso intanto ringraziamo lo speaker che c'era prima, che è Don Crack, bravissimo. Lo ringraziamo per la sua rubrica Come ricreare a casa le ostie con i cristalli di metanfetamina. Mi raccomando. Scusi padre Polo, ho lasciato qua la siringa. Dai Salvatore, per favore, esci adesso, ti droghi dopo. Salvatore. E allora, sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi, ma prima tutti insieme nel nome del padre, del figlio e dello spirito Sandro. Buongiorno, buongiorno. Come va? Come stai? Bene, 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 molto bene, sto bene. Sono a letto che oggi mi fa male la testa. Ma perché sei caduta con la testa? No. Ho preso la taccaperina, però non ci ho fatto niente, perché quando è la cervicale ti passano poco. Dovresti prendere le Big Bubble, che sono queste gomme che si prendono in farmacia, che servono a masticare e masticando passa il mal di testa. Ma non è vera questa cosa. Perché sono terapeutiche, perché praticamente... Tu quando le mastichi puoi fare delle bolle spingendo e si gonfiano, spingendo col fiato ti passa il mal di testa. Senti, allora, visto che sei nel letto, che sei diciamo un po' rilassata, io ho scritto una preghiera veramente dal cuore per Rocky Balboa e questa sera, prima che lui inizi a fare la sua dimostrazione di box contro Hulk Hogan, dove si picchieranno a sangue, una violenza incredibile. Farò cantare a tutti i ragazzi della parrocchia questa bellissima preghiera. Tappetini nuovi, Alve Magic, deodorante è appena preso, molto chic, l'appuntamento alle 9:30, ma io per non fare tardi so cantare da Dio, alle 9 sono già sotto casa tua, sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Rocky, Adriana, amici, signora. Tu per tutti noi sei la più bella. Adriana! No! Signora. Ho vinto! No! Come del padre, del figlio e lo spirito Sandro. Amen.
E quindi ti saluto adesso. Ok, grazie della telefonata. Oggi ti voglio salutare in coreano. No, in coreano. Che il saluto è Kim Kardashian. Ma no. Kim Kardashian. Ma no. Bravissima, che brava che sei, però, eh. No, ma ti è venuto al primo proprio al primo colpo. E forse la testa che mi fa male. Certo. Che mi fa... Ma sei coreano tu? Sì. No, che coreana? Ma italiano. Sono italiana. No, tu dico, tu sai se conosci. Ah, no. No, non lo so. Per esempio, aspetta, il tuo nome, che Domenica in coreano è Kamuri. Kamuri. No. Ciao Domenica. Grazie, ciao. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Cioè, ma dove è cresciuta questa? Sai, cioè, che c'ho un mal di testa ad andare a prendere una cacchipirina anche... e una Pippo, scendi in reception. Sono arrivati tappi da culo per Marco Mazzoli. Sì. È da quando è arrivato in Italia che non fa altro che scorreggiare. Sì. Ragazzi, non è colpa mia, No, è mia. Io non lo so, da quando mi alimento ste robe che mangiate. Ma mangiala un po' di verdura ogni tanto, due carote, minchia cosa? Tantissima. Ma che verdura stai mangiando? Ma no, ho fatto, mi sono mangiato il minestrone l'altra sera, mi ha fatto mia moglie, patate, verdure. Negli Stati Uniti l'ha fatto, l'ha portato qua in una vasca. No, l'ha fatto qua fresco. Con che cosa? Con la busta? Col supermercato. No, è vero. Pronto. No, l'ha fatto lei. Frigorifero. Perché ogni tanto, io non è che posso mangiare tante robe, perché ho una dieta limitata. Quindi... Lei si è messa lì, ha aperto la confezione. Ah, fai lo spiritoso. Microonde. Stai dicendo che mia moglie non ha cucinato per me? Sì. Ok. Perché questa è proprio merda surgelata, scongelata, no, risurgelata. Ho mangiato la pasta a mezzogiorno. Ma non è quello, cioè non hai l'intestino on flash. Sono intollerante ad alcune cose. È tutta salute. Grazie. Continua così. No, dico, non sei mica un baco che mangia alle 2 e mezza. Sì, ho un tubo diretto. No, è diretto. No. Io ho il tubo diretto. Io mangio, il problema al contrario, mangio oggi, cago fra un anno. Scambiamoci gli intestini. Sta uscendo quello che ho mangiato all'isola adesso. Vabbè. No, sono un po' amareggiato perché poi mi hanno contattato un sacco di altri rifugi, robe, eccetera. Vedi delle immagini riprese da altre posizioni. Si è gelato il sangue. Sono altre roba in rete. Madonna mia. Io ho guardato fica su Instagram. Ma tu devi vedere come fanno il prosciutto. Cioè, tu vedi la pubblicità in televisione e dici, oh, che bello, la famigliola felice. Se vedi cosa c'è. Sì, Marco, ma se guardi come mia moglie si depila il pube, non ciuli più. Ma non è vero. No. Mia moglie va rapa anche pelosa. No, però se guardi l'operazione di depilazione del pube, poi lo non so. Lo fai più. Mi arrapa parecchio. Vabbè, però purtroppo, sai, noi siamo cresciuti con le vaschette. Tu vedi. No, io no. Sì, le vaschette. Tu vai. No, io no. Beh, supermercato. Ma no, il prosciutto. Cioè, ma se tu andassi al supermercato e ti dicessero: vuoi un bel filetto? Ecco, tira fuori la mucca e te la secca davanti agli occhi in malo modo. Secondo me non lo mangeresti più. No, non ci andrei perché ci vuole troppo tempo. Ah, ecco, solo per quello. Vabbè. No, davvero, cioè, tante cose non te le fanno vedere. Poi vai un attimino a documentarti e sai che è stato scoperto che anche le piante soffrono. Certo, ma è ovvio. Quindi se ragioniamo in questo senso. Ma l'essere umano è un presuntuoso di merda che pensa di poter dominare tutto e succhiare qualsiasi cosa. Ne abbiamo parlato prima, siamo in tanti. Mangiamoci fra di noi. Ma infatti, ma vedi, cioè, i ricconi hanno già iniziato. Sì. Alisei ha detto che questo chef stellato ha dovuto cucinare dei No, non è. Aspetta, no! Poi mi scrivi e mi dici che cazzo dici. No. Allora, lui non è uno chef stellato. Lui è stato per tanti anni capo barman di Bulgari. Okay. Adesso è capo barman di un'altra catena che non dirò in questa sede. Okay. Essendo capo barman, aveva questi clienti al 57esimo piano del Bulgari Building, che erano persone estremamente ricche in viaggio di lavoro. Gli hanno raccontato, quindi. Lui li portava a cena e loro chiedevano questi indirizzi selezionati per mangiare carne umana. Madonna. Okay. Che lui ovviamente non mangiava. In compenso mi ha fatto mangiare la carne di balena. Ma come di balena? La carne di balena. Ma si strunza. Non lo sapevo che fosse di balena. Mi dice, ti piace questa tartare? Minchia, buonissima. Questo è cavallo? No, è balena. No, ma è molto buona. Ma sei una merda. Capito? Ma era lì. Allora mangiati un panda adesso. Domani porto qua un panda e te lo mangi in diretta. Io non so voi, ma la frittura di panda. No, ragazzi. La paranza di panda, la pandanza. Comunque c'è una serie televisiva invece. È giapponese, giusto? Allora, l'originale, l'anime, il manga è giapponese. Giapponese. Non so se la produzione sia giapponese.
questa? Si chiama One Piece. Questa è bastarda, mezzo giapponese, mezzo americano. Ok, okay, si chiama One Piece, sì. Noi ovviamente l'abbiamo trasformata in One Piece. Esatto, allora tu devi immaginare che per la generazione di mio figlio, quelli leggermente più grandi, mm-hmm, quindi 15-20 anni, questa roba qua è come era per noi Lupin III. Cioè, tipo Goldrake. Sì, è la serie generazionale, tutti okay. l'hanno letta, allora, tutti l'hanno guardata. Sono pirati gay. Non sono gay. Sono gay. No. Alcuni no. sì. Sono pirati. Sono pirati. Sono pirati gay che vivono in un mondo di pirati che non può esistere mai. Mai. Ok. Che è proprio un errore. Il nostro Peter Pan. Sì, è un errore completamente storico di sempre. Ok. Cioè, come i giapponesi si immaginano i pirati. Quindi okay. gay. Ma non sono gay. Prostitute. Ma non sono prostitute. Sono gay. Con le magliette colorate. Sì, 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 da sì. coglioni. Belle fiche, belle fiche. Sono dei coglioni pirati. Che si menano. In parte si inculano. Perché? Cioè, questo è il concetto di One Piece. E devono trovare il One Piece che è un tesoro. Ma perché adesso tutto deve essere culo? No, queste sono 20 anni che si inculano, Marco. No, 25 anni. Ma perché? Non lo so, però ma non tutto, si culano comunque. Il tutto rende divertente la cosa. A me, allora, io c'è anche un troione. Io mi ricordo che mio padre mi mise sul divano un giorno e mi spiegò. Nudo. E mi spiegò il meccanismo, l'ape, eccetera. Mi ha spiegato che il fucile davanti serve per sparare dentro. Vabbè, tuo padre è un maschilista feccia di merda. No, il discorso è che suo padre, per dimostrarglielo, si è inculato l'ape. Ma scusa, allora, è proprio a livello tecnico che. Allora, ognuno può infilare il pene dove vuole. Ragazzi, sì, allora, sono storie millenaria, umana e anche animale, ci si incula. La sessualità è lì. Ma infatti io vorrei farlo con te. Cioè, ma proprio... io non sono One Piece. Okay? One Piece, io ti stavo raccontando. Tu sei proprio un piece. Sono piece di merda. Vabbè, sentiamole, rotto il cazzo. Ricchezza, fama e potere. Un solo uomo è riuscito ad ottenere tutto questo. Goldone, il re dei pirati, che ha nascosto il suo tesoro. Il suo One Piece. Il mio tesoro? Cercatelo pure se volete, trovatelo! È così che iniziò la grande era dei pirati culattoni giapponesi! One Piece! Io sono la Monkey D. Luffy Cappello di Paglia e diventerò il re dei pirati! Ma perché diamine urli? Perché sono giapponese! Ma che cos'è questa puzza di profilattico? È il mio odore, amico mio! Ho mangiato il frutto del diavolo Durex Durex che mi ha trasformato il corpo in lattice e il mio naso in un pratico serbatoio! Ah, ma allora quello non è moccio! No, non lo è! E urla. Noi siamo pirati felicissimi! Io sono il protagonista col cappello di paglia e tu sei il mio vice capitano, Zorro, il grande spadaccino che lascia le Z sui muri! Forza, facci vedere! Ah, ci penso io. Quella è una V. Quello è il pi greco. L'emoji che piange. Sì, purtroppo non ho fatto le elementari. In compenso so usare tre spade contemporaneamente. Wow, come Kate Richard ai tempi d'oro. È per questo che io, cappello di paglia, ti ho preso nella mia ciurma. Forza, saltiamo alla volta dell'isola degli uomini stronzo. Immagino che li chiamino così per via del loro carattere scontroso. No, no, sono proprio fatti di merda. Degli enormi cilindri fecali con bocca di merda, occhi di merda, piedi di merda e capelli blu. Ah, che schifo, i capelli blu. Come? I pirati cappello di paglia arrivano nella fetida isola degli uomini stronzo in cerca del One Piece, il tesoro di Goldone. Eccomi stronzi, sono Monkey D. Luffy cappello di paglia, diventerò il re dei pirati. Oh, ma che cazzo dei grilli? Da lì? Perché sono giapponese. Ah, ho capito, invece qua siamo tutti di Roma. Basta, ma che è sta puzza di cordone? Non si respira. Fammi capire, ma voi siete fatti di merda e vi lamentate di me? Oh, ti assicuro che fa veramente schifo al cazzo sta puzza. Hai presenti quando lascia il cappuccetto tutto sbagliato, ammantecato dentro al cestino senza sbottolarlo prima nella carta igienica? No! Ah, vabbè, nel caso ti capitasse, la puzza è quella. Mando le ciance, stronzi, noi siamo qui per trovare il One Piece. Ah, ebbene, noi non ce l'abbiamo. Allora combattiamo! Ma qual è la logica, Luffy? Lei, uomo di sterco, non vorrà assecondare questa follia? A voglia, moglie meno. Sì! E grida?
Li pesteremo tutti, merde! Oh, piano che i parole. Siamo stronzi, non merdi. Ora userò la mia mossa tipica di tutti i manga, in cui prima annuncio esattamente cosa farò, ma tu, anche se lo sai, non farai neanche per evitarla. Durex Durex Pistol! Schivata. Oh no, Luffy, l'ha schivato. Dovrò tentare di sconfiggerlo io con la mia tecnica a tre spade. Barriera di sterco. Accidenti, è veramente tostissimo. Non me sconfiggerete mai. Aspetta, Zorro, mi è appena venuto in mente che gli uomini stronzo sono deboli ai calcoli aritmetici. Hai ragione, Luffy, è per questo che sei il mio capitano. Forza allora, mossa combinata. 7 mari, 12 monti e una capricciosa al 4. Ma perché? 6 per 8. Dannazione, sono indebolito. Ho mangiato il frutto del diavolo venditti venditti. E quindi la matematica non sarà mai il mio mestiere. Ma no. Lo sapevo, beccati questo. Raggio per raggio per 3. Oddio, oddio, mi è scoppiato adesso. Per 3? Oddio, oddio, che voce. Ah, bravo Luffy, hai sconfitto questo fellone. Già, ma non abbiamo trovato il One Piece. Dobbiamo salpare per la prossima isola. Sì, ma prima devo lasciare il mio marchio a forma di Z. Doppia T. Il logo Disney Channel. Bandiera del Marocco. Nuove avventure attendono i pirati di Cappello di Paglia alla ricerca del grande tesoro. Eccellente. One Piece. Cigno stilizzato, bello. One Piece. Già, ma è così così? Così, ma... solo che lui ha mangiato questa, questo frutto del diavolo, si è trovato per terra. Sì. Frutto del diavolo. E allora gli si allungano i corpi. È gommoso, è gommoso. Elastic Man. Ma anche tu l'hai visto? No. Ah, ok. È una merda. È una merda. No, non è no, vero. Però piace a tutti. Un sacco di tempo, tra l'altro. Piace a tutti. Mm. Quindi è una merda. Ah, quindi... Il live action è una merda. Sì. Ah, è tipo Ragnarok, però dei cartoni animati. Cioè quella roba talmente brutta che fa il giro e poi se la guardano. Il cartone piace a tutti ed è bello. Il cartone è figo. Ma anche il cartone sono belli. La rivisitazione di Netflix è una merda. È una merda. È una merda. Oh, se volete vedere la merda della merda, è qua veramente proprio... Si conclude il mondo di merda in cui viviamo. Cioè il creatore di Amazon, il fondatore, sì. Bezos, Jeff, sì. Bezos, fa una serie televisiva su se stesso. Ah. E tu dici, figa, è l'uomo più ricco del mondo. Una roba. Avrà preso delle robe. Una roba, ma brutto. Io ho dovuto spegnere a un certo punto. Perché è una bella storia, vincente. Una merda di uomo brutto, tutto storpio, che diventa l'uomo più ricco del mondo. Bella, vincente. Fatta malì, ma brutto l'attore, brutta l'attrice, brutto come raccontare, brutto anche l'immagine, il colore, i vestiti, i capelli finti, c'ha un parrucchino brutto anche qui, una roba peggio della storia di Lamborghini. No, quella è una cagata. Quindi è la trasposizione di una bella storia, però fatta di merda. On air. Al cinema. Al cinema. A domani, ciao. Ciao.